mattina siete venuti davanti il palazzo della prefettura di Foggia? Insomma, oggi si dovrebbe risolvere il problema perché non ne possiamo più. Ci sono le reti nazionali, non ci sono, insomma, sta luce alle reti nazionali, non stiamo male, nella miele non possiamo stare e spero che insieme la nostra situazione si risolvi, tanta emergenza abitativa che comunque gente come lui e abbiamo bisogno di questo aiuto. Ringrazio la regione, Michele Emiliano, Pisicchio, il prefetto, ringrazio il sindaco perché stanno facendo il tavolo proprio per noi, l'emergenza abitativa. Speriamo che ci vada bene oggi, insomma, perché la nostra situazione è arrivata proprio che non ne possiamo più. Anche voi, signora, avete maggio le stesse problemi? Sì, no, non ce la facciamo proprio più. I bambini stanno sempre malati, noi stiamo malati, non ce la facciamo più. Sono passati 14 anni? Sì, 14 anni buttati di dentro, basta, ora basta. Il freddo è assai e basta. Signora Carmela, anche voi questa mattina siete davanti al palazzo della prefettura di Foggia, perché? Perché la nostra situazione è molto triste, perché da 2 anni rischiamo di uscire fuori. Già siamo stati fuori 50 giorni nel 2016, vero? Ci siamo, voi siete... distretto militare. E quindi non vorremmo passare altri 50 giorni davanti al comune sotto una tenda. E giorno 16 scadono 90 giorni e poi dovremmo uscire fuori. Sempre se non abbiamo nessuna risposta dalla Cassazione che abbiamo fatto il ricorso. Siamo ricorsi in Cassazione e stiamo aspettando la sospensiva. Perché sono 2-3 anni che lottiamo per a parte far valere i nostri diritti e per specificare una volta e per sempre che non siamo abusivi. Siamo stati messi dal comune. E il comune ci ha messo e il comune ci deve togliere, ma togliere perché ci deve dare un'altra sistemazione, non toglierci per metterci in mezzo alla strada. Tanto è vero che io nel 1999 abbiamo condiviso il distretto con i militari e con il colonnello del... 20 anni fa, quindi. Sì, sì, 20 anni fa io condividevo il distretto, io come tutti gli altri, il distretto con i militari che stavano facendo ancora il trasloco. Quindi non siamo abusivi. Infatti quando siamo entrati là ci hanno chiesto tanto di documenti per entrare là e ci ha accompagnato il sindaco in persona, che allora era Agostinacchio, ci portò lui in persona. Quindi adesso noi non possiamo finire in mezzo a una strada dopo che ci è stata fatta un'assegnazione. Precariamente basta, non ce la facciamo più. Vi hanno dato dei tempi? Noi il 16 dovremo uscire fuori. Che c'è da premettere che 90 giorni sono stati dati al comune per poterci sistemare, non a noi, perché noi abbiamo una sentenza dove il TAR dice entro 90 giorni sì, lo stabile deve essere svuotato, è diventato tuo, però tu devi provvedere a sistemare queste famiglie. Noi giustamente questo chiediamo, vogliamo essere sistemati. Tutelati. Siete scesi in piazza anche con dei messaggi, leggo. Sì. Anche voi che siete residenti nel campo degli ulivi questa mattina siete venuti qui davanti al centro della fattoria. Per l'alloggio, che sono 20 anni, ci siamo stancati a vivere nella miele. Situazioni che stanno peggiorando di mano in mano, c'è gente che logicamente non ce la fa più. Non sopporta più questa situazione e attendiamo una risposta. C'è un tavolo in corso? C'è un tavolo in corso, si stanno riunendo. E speriamo che questa risposta oggi, con tutta questa gente che è venuta, ce la diano. Siete in tante, quindi siamo tante in tante famiglie, tante storie. Signora, lei vuole dire qualcosa? Niente. Dire? Che vogliamo dire? Diritto, anche noi vogliamo pagare le tasse come pagano i contribuenti. Anche la gente che si dovrebbe ribellare per prima, a dire basta, noi non vogliamo pagare più le utenze a queste persone qua, ma siamo noi che non lo vogliamo più e non l'accettiamo più, perché noi vogliamo pagare. Si dovrebbero ribellare anche loro. Tante tasse che a Foggia stanno mettendo, da far paura, e non va bene, non funziona così il sistema.